in sessione. Siamo appena arrivati, adesso stiamo finendo di montare tutto, perché prima di metterci in pesca vogliamo sistemare tutto quello che è il campo base. Qui c'è Luca che sta gonfiando il Titanic. Abbiamo quasi finito, quasi finito. Siamo ancora vestiti da lavoro, ragazzi, tra un po' ci vestiamo in abiti pescherecci e poi la sessione comincia. Comincia a prendere forma, ragazzi. Prego. Adesso tavolino, perché giustamente mangiare, dobbiamo mangiare. Tavolino marchiato Petro. Sponsor ufficiale di tanti pescatori. Ma sono pratici, eh. Aperto. Tac. Là. Perfetto. Pesca 40 e via. E ragazzi, dai, ancora un po', sto cominciando a aprire un po' tutto. Adesso la parte bella, che sarà quella di andare a calare le canne tra poco. L'acqua, ragazzi, in teoria dovrebbe essere limpida, quindi la mia speranza è quella di riuscire a farvi vedere bene questa cava e cosa c'è sotto. Adesso non so cosa si vedrà, però spero di riuscire. O no, Luca? Dai, Luca col motorino nuovo. Catamarano di Luca. Guarda che roba. Eh? Snodatissimo. A breve, ragazzi, vi faremo vedere tutto da vicino. Adesso, ragazzi, andiamo a calare. Caliamo prima le mie canne. Io ho preparato la mia pastura, poi ve la faccio vedere bene. Comunque, tutto quanto qui dentro. Adesso andiamo con Luca a calare le prime due canne. Ottimo, ragazzi. Adesso stiamo andando a calare la canna e le andremo a calare nella sponda opposta. Vedremo un attimo sotto com'è la situazione, perché teoricamente si dovrebbe vedere con l'acqua limpida, quindi vediamo un attimo com'è la situazione e poi vediamo dove calare. Allora, giusto per darvi qualche info, ragazzi, vediamo un po' com'è la situazione. Luca, scrivi. Ma penso che al momento l'eco ci dica che c'è comunque erba, anche se è inverno e comunque un po' più bassa rispetto all'ultima volta che ho pescato qui. Sicuramente ce n'è ancora sotto. Adesso stiamo andando nel sottorivo opposto, che siamo praticamente arrivati. Vediamo l'eco cosa ci darà. Sicuramente ci dirà che è sicuramente più duro da quello che mi ricordo, quindi andremo a pescare lì o comunque vicino a delle legnaie, presumo. Almeno questa è la mia idea di come affronterò la sessione. Ora vediamo la tua zona com'è. Allora, ragazzi, ho appena attaccato il leadcore con la mia bombettina e poi vi faccio vedere con calma di là cosa sto innescando, comunque senza sel. E adesso vado a calare la canna. Allora, l'albero è qua, quindi avanti alla pianta. Abbiamo già visto che è pulito. Grosso modo ci sono quanti? 2 metri d'acqua, Luca? Sì. Quindi ok. Come postulazione, ragazzi, oltre alla bombetta gli butto un po' di pellet e un po' di essenza in sel. Come vedete, sono quelle piccole, perché sto pescando molto piccolo, quindi qualche manciata un po' sparse e via. Bene,
e poi qui c'è l'altra bombetta per dopo. Luca, andiamo indietro. Allora, nel frattempo ragazzi mi sono messo il giubbotto perché fuori fa molto più freddo. Adesso sto andando a calare la seconda canna tutto verso sinistra perché sfruttiamo anche questa parte della cava. E qui c'è anche una profondità maggiore rispetto all'altra parte. Qui abbiamo toccato i 3 metri e mezzo circa. E quindi è cresciuta parecchio l'acqua rispetto alle ultime sessioni che abbiamo fatto. Adesso ragazzi siamo arrivati, quindi tagliamo la seconda canna. Allora ragazzi, vedete, c'è un albero caduto, qui ce n'è un altro, quindi sì, adesso dobbiamo calare qua sotto. Non so neanche io se calare proprio qua, Luca, o se stare un po' più indietro. Io starei più indietro perché loro vanno a intanarsi sicuramente qua sotto e noi dobbiamo stare attenti che ovviamente dobbiamo considerare il fatto che quando parte la carpa lei cerca di slamarsi, quindi va verso le insidie e noi dobbiamo tener conto di queste cose. Io la metterei un po' fuori da questi alberi qua. 3 metri, 5 metri. Che dici? Sì, ci può stare, sì. Quindi? Qua. Siamo 1 metro dalla punta di un albero, 1,5 metri e dovrebbe essere sufficiente. Ok, vai. Sì, la duria essere. Puoi scegliere. Quello. Questo perché quello lì mi sembra più sommerso. Questo un po' più sopra. Quindi. Anche là però non sarebbe male. O più in là. Cioè, più che altro, aspetta che mi alzo perché voglio capire. Ragazzi, cerco di farvi vedere. Questo ramo si estende fino a sotto. O no? No, è questo qua sopra. Dai, ok, qua ce n'è un altro. Forse è meglio qua, Luca. Perché qua gli alberi cadono così, occhio, anzi. Allora, ragionando un po' con Luca. Luca? Allora, Cri la voleva mettere qui, più verso il sottoriva, ma di fianco all'albero. Credo sia un po' una cosa errata, dato che se dovesse esserci la partenza, sei sì, magari più lontano dall'ostacolo, però diciamo nei 2, 3, 4 metri in cui tu la forzi, lei comunque potrebbe tagliare tutto e provare ad entrare dentro l'albero. Quindi è meglio pescare prima con una frizione un po' chiusa rispetto che pescarci di lato, ma che comunque potrebbe tagliare dentro. Quindi ora valutiamo sul da farsi, ecco. Concordo. Nel frattempo ragazzi, un po' di fondale, un attimo, non se riesco a inquadrarvelo. Cioè, vedete sotto cosa c'è? Sono cose, ragazzi, adesso abbiamo voluto farvi sentire questa, non è una cosa programmata, ve lo giuro, perché sono cose che bisogna tenere in considerazione, perché lo spot ci può piacere, ci sembra uno spot buono, però effettivamente dobbiamo tener conto di che giro poi fa il pesce. Quindi giustamente Luca mi faceva notare questa cosa e adesso cambiamo un attimo quello che è lo spot di pesca. Seconda bombetta. Allora ragazzi, mi raccomando, non sottovalutate queste cose. Sono cose importanti. Noi abbiamo la fortuna di avere amici che queste cose le fanno molto più spesso di noi, quindi per loro sono cose che sono naturali a tenere in considerazione. Quindi mi raccomando, molto molto importante. Perfetto, allora siamo sposto un po' e adesso un po' di roba attorno.
anche sul gomone. Tanto sono tutte cose molto piccole. Bene, ovviamente se dovesse partire un pesce calerò un po' meno. Adesso è la prima volta che sono qui e gli do un po' di più. Incredibile, non può essere vero, dai. Ragazzi, abbiamo appena calato la mia seconda canna e tornando indietro poco dopo è partita questa, la prima. Adesso ci stiamo avvicinando, vediamo un po' se c'è qualcosa, perché comunque siamo distantini. Allora, dopo un lungo combattimento qua sotto, ragazzi, perché c'era di tutto. Eccola qua. Oh! Mamma mia, Luca. Cioè, Luca ha visto, ragazzi. Mi ha tagliato un po' le scene perché ci ho messo un po'. Comunque, ragazzi. Primo pesce c'è e le clones, eccole qua, alla matta perfetta. Bene, dai, portiamo a riva e ve la faccio vedere meglio. Ma che bello, Luca. Ho visto. Come avevo detto a Chris, secondo me questa era una serata ideale per venire a pesca. È vero. Freddo a gennaio, ma dopo un temporale di 2 giorni che comunque ha scaldato di qualche grado la temperatura, magari non l'acqua, ma comunque ha anche un po' riossigenato e ha messo sicuramente in attività i pesci. E questa ne è la prova. Siamo arrivati, calata la prima canna e non abbiamo nemmeno fatto in tempo a calare la seconda, che adesso abbiamo avuto una gradita sorpresa. Questo che ce l'ho qui, la svamo anche così. Tranquilli. Ragazzi, che è la matta. Mamma mia. Oh, l'acqua è ghiacciata, ragazzi, è ghiacciata. Cioè, scusa, guarda. Perfetto. Bene, ragazzi, allora adesso vi mostro questa specchi, che è partita praticamente quasi subito. Non è molto grande, ma ha una bella panciotta ed è bella fresca, molto fresca, tanto fresca. Infatti adesso la rilascio subito e basta. Poi, ragazzi, con calma vi farò vedere il rig e tutto, ma bella. È un po' sofferta perché appunto si era incastrata, con un po' di fatica insomma siamo riusciti a farvela vedere. Quindi adesso la lasciamo tornare a casa. Ragazzi, adesso stiamo andando a calare la canna di Luca, che si ricorda uno spot di vecchia data, quindi presumo andremo lì. Sì, esatto. E adesso, una volta lì, ragazzi, con calma vi mostriamo con cosa sta pescando, perché sennò andiamo a sbattere contro la riva opposta. Senza luce è difficile. Quindi il tempo di arrivare un attimo, ragazzi, poi vi facciamo vedere con, esatto, cosa pesca Luca. Ecco qua, ragazzi, lo spot di Luca, ovvero dove c'è l'ingresso di un canaletto, non so cosa sia di preciso, ma
Comunque ragazzi, sotto un albero, in particolar modo questo, c'è sto signor albero che si erge sopra l'acqua e qui sotto è un buono spot. E adesso curiosiamo un po' come pesca Luca. Poi ragazzi, con calma, magari domani mattina con la luce del sole facciamo vedere un po' meglio. Ora purtroppo è così. Ok, vai Luca. Niente, un semplice stickettino composto da del pellet e da dello stick mix, in questo caso le spezie, uno spinner rig con un trave rigido in boom, la popattina è sempre alle spezie e il posto, lo spot dove la vado a calare, mi ricordo che era comunque abbastanza pulito e secondo me è un ottimo punto adesso perché c'è questa entrata di questo canaletto che comunque potrebbe muovere un po' l'acqua o portare dentro del cibo. Quindi adesso andiamo a calare, poi andiamo a dare una piccola pasturatina perché l'acqua è a 5 gradi ed è davvero molto fredda, quindi andiamo cauti. Pastura invece così? Come pastura, una pasturazione semplicissima, un po' di pellet, un po' di fioccato, un po' di mais dolce e delle boilies. E poi ci ho messo sempre questo stick mix alle spezie che uso per rendere tutta la pastura appunto un po' più speziata. Bene. Giusto per il periodo invernale, no? Caliamo, sì, ho una rama sull'orecchio io ragazzi. Non so se si vede, ce l'ho proprio qua. Perché c'è un po' di venticello che ci sposta. Bene. Vai Luca. Aspetta che faccio luce. Bene, pasturatina, una pasturatina, poca roba per volta. Non vado a spargere troppo la pastura perché appunto col freddo preferisco avere la zona di pesca molto molto stretta e basta per il momento, così speriamo che paghi. Lo so che ti dà fastidio la luce, ma non ti vedono, se no non vedo proprio niente. Bene ragazzi, torniamo a riva. Bene ragazzi, adesso che come abbiamo arredato l'appartamento, abbiamo finito di calare tutte le canne. E adesso è l'ora della pappa, sai che bon, birra, acqua e Luca. Sai che bon? Che bon. Ah sì. Impegnato a giocare Luca adesso. Sì, a Monopoly, miglior gioco del momento. Bene ragazzi, speriamo che parta qualche altro pesce, dai, a tra poco. Oh. Dentro. Molo? Sì, monta. A sinistra Luca. Che freddo ragazzi. Ho le mani ghiacciate. Yeah.
Guarda come si incastrava questa. Come primo, un po' alla volta, tanto ci siamo sopra. Ho anche il tronco. Ragazzi, se non avessi avuto la treccia sarebbe stato un problema. Allora, l'ho visto, l'ho visto. Sì, sì, sì. C'è. Qualcosa è più grande di quella di prima, leggermente. Mamma mia. Grande, Gre. Tutte combattive così? Tutte sotto... Eccola qua, ragazzi. E' quella, L77. Eccola qua. Bene. L'acqua è ghiacciata. Adesso stiamo tornando indietro, ragazzi, la carpa è qui, però calare a ridosso degli ostacoli, diciamo che è buono, perché comunque è territorio dove le carpe vanno a ripararsi, però allo stesso tempo, come avete visto, è anche un problema, perché ovviamente si possono incagliare. La cosa importante è appunto cercare di utilizzare trecce dove si può un attimo forzare, dove si riesce un po' ad arrivare tranquilli fino almeno sotto il pesce, di evitare di lasciare il pesce con lenze e altro su, insomma, se si può. Quindi cercare di fare sempre il possibile. Stasera è già la seconda volta che mi capita di prendere pesce e di avere appunto questi tipi di inconvenienti, però dai, fino adesso tutto bene, no Luca? Esattamente, piccole accortezze che però possono fare una grande differenza. Esatto. In alcune sessioni. Bene ragazzi, a tra poco. Seconda carpa che è venuta a trovarci. Devo dire che, considerando il freddo, perché credetemi che fa freddo, l'acqua è ghiacciata, Luca ci aveva visto giusto sulla sessione, che poteva essere una bella sessione. Infatti ragazzi, già il secondo pesce. Adesso il tempo di liberarlo un attimo da qui e ve la faccio vedere. Sembrerebbe un po' più grande dell'altra, almeno così mi sembra. Ed è un'altra pecchi più attiva dell'altra.
un'altra bella specchiota di vagazzolo. Inneschi piccoli, ragazzi, inneschi piccoli, come leggerete in questo periodo, sono molto molto efficaci. Se inneschi piccoli, bombette, stichettini, questo è il periodo dove va tutto quanto concentrato e minimizzato sullo spot. Ovviamente andiamo a rilasciare anche lei. Ci sono rame già là. Guarda, so se si vedono, le vedi? Sì. Ciao. Già qua c'è un ramo, un tronco, una rama, guarda che roba. So se si vede a video. Boh. Ragazzi, è Luca, è suonata la canna, adesso sta andando a recuperare, vediamo cos'è, speriamo che sia una bella carpa. Allora, ragazzi, Luca sta tornando e a quanto pare è carpa, giusto? Sì. Ottimo. Vi do una mano a traccare e poi vediamo. Oh, ragazzi, qualsiasi cosa che tocchiamo è tutto ghiaccia rigido. Ghiaccia all'istante. Buongiorno a tutti, ragazzi. C'è Luca che sta sistemando una canna. Allora, nottata fino alle 3 circa ci ha tenuto impegnati e poi siamo riusciti a fare nanna fino a poco fa. Adesso Luca è andato a ricalare una canna. Due canne. Perché stanotte le abbiamo tenute su perché davvero era davvero freddo e poi abbiamo dormito qualche ora. E adesso, ragazzi, ci rimettiamo in pesca ancora per qualche ora e vediamo se riusciamo a catturare qualcosa, magari con la luce del sole, visto che oggi teoricamente dovrebbe anche essere una bella giornata. Oggi è bello. Fa freddo. Chissà che immagino come ieri sera e stanotte, perché fa freddo, ragazzi, tanto freddo. Non dobbiamo perdere nemmeno un minuto, infatti sono corso a calare le canne appena svegli. E gommone vediamo. Ghiacciato, guardino ghiacciato, culo ghiacciato. Sacca di mantenimento ghiacciata, culo, tutto ghiacciato, ragazzi. Appena appoggiamo qualcosa per terra si ghiaccia nel giro di pochi minuti. Bene, caffè e poi riprendiamo. Che vedevamo che spiegare che come abbiamo affrontato la sessione, come che riga abbiamo usato, inneschi, quindi a tra poco. Per me è una simpatica specchi, l'ho presa con quella canna che vi abbiamo mostrato all'entrata di quel canaletto. È davvero fredda e mi si spaccano le mani a tenerla in mano, però è sempre una soddisfazione con queste temperature qua. Ho appena ricalato le altre due canne questa mattina presto e vediamo se ne cattureremo ancora. Questa specchi l'ho catturata con lo spinner rig che vi abbiamo fatto vedere, una poppattina molto piccola del 15 alle spezie, accompagnata da un piccolo stick di pellet e un po' di sfarinato sempre
speziato, molto divertenti. Bagazzolo è un bel posto e vale la pena venire. Allora, partita la canna quella di sinistra, però visto che è quella un po' più vicina e visto che una volta afferrato ho sentito subito il pesce, riesco a recuperarla da riva, quindi adesso pian piano sta venendo, vediamo cos'è. Questa fortunatamente sono riuscito a recuperarla da riva. Oh, eccola qua. Quindi senza usare il gommone sono riuscito a recuperarlo lo stesso. Però eravamo pronti a partire eventualmente, quindi eccola qua, un'altra specchiotta freschissima di bagazzolo che ha mangiato anche lei su sacchettino e senza il set. Bene ragazzi, molto contento, molto contento. Due foto e la rilascio. Ed ecco ragazzi che la rimandiamo a casa. L'acqua gelida di bagazzolo. Molto gelide, molto gelide. La mattinata prosegue bene e devo dire che gli spot che abbiamo trovato sembrano essersi rivelati molto proficui. E io, poi Luca vi spiegherà dove sta pescando lui, io sto pescando in due spot molto particolari, davanti a un cespuglione, nella riva opposta, e un metro e mezzo circa davanti a questo cespuglione, e poi sto pescando nella parte sinistra della cava, a ridosso appunto di quegli alberi che sono in acqua, e sotto consiglio di Luca appunto stanno un po' fuori, e quindi davanti a questi alberi qui. Anche Luca sta pescando a ridosso degli ostacoli, perché il pesce in questo periodo è attivo in quei punti lì. In centro cava abbiamo provato, ma nulla di fatto, quindi tutte le carte appunto che abbiamo fatto finora sono state prese appunto in questi spot dove appunto c'è presenza di ostacolo. E ribadisco il fatto di stare molto attenti quando si pesca in questi spot, perché appunto si rischia di incagliarsi, quindi usare sempre la testa. Io invece ho scelto di pescare in due spot nella riva opposta, uno spot davanti a un canaletto che entra dentro il lago, quindi magari c'è sempre acqua un po' mossa o comunque del cibo che entra ed è sicuramente zona di interesse per le carpe. Mentre l'altro punto ho deciso di pescare di fianco a un albero che è caduto in acqua, quindi avevo la possibilità comunque di forzare il pesce da riva e di essere sicuro di non perderlo. In quel punto lì ci ho pescato anche l'anno scorso e mi ricordavo che era un buon punto, infatti ho catturato più di qualche carpa. Ho catturato anche un cavedano e un carasso, ma che purtroppo non vi abbiamo fatto vedere perché comunque era notte, era freddo e poi non ho più pescato, ho tenuto sulle canne questa notte per riposare un paio d'ore per essere attivo stamattina, e mi sembra che la scelta sia stata premiata con diverse carpe a guadino. Questa notte, dopo due partenze, ho deciso di tenere su le canne, quindi questa mattina le ho ricalate tutte e due e adesso questa è appena partita. L'ho posizionata di fianco a un albero caduto in acqua,
dove che appunto anche questa notte avevo catturato una carpa, adesso l'ho appena forzata qui da riva per riuscire a toglierla dagli ostacoli, e se riesco cercherò di non uscire in gommone ma di prenderla da riva. Sembra venire molto tranquillamente per il momento. Come vi abbiamo già detto, anche se è gennaio e fa molto freddo, questa notte penso abbiamo toccato i meno 5, l'attività delle carpe è davvero molto alta e sicuramente non ce l'aspettavamo qui. No. E quindi siamo qua, cerchiamo di catturare più carpe possibili e di divertirci. Cioè, io adesso devo prendere il guadino, ragazzi. Mamma mia. Luca, sto pesce? Ma siamo molto vicini a riva, quindi tra poco penso riusciremo a vederlo. Adesso, visto che la sponda qui è molto ripida, monto in gommone dove ho già il guadino pronto per provare a catturare questo pesce. Appena catturata un'altra carpa e abbiamo ancora credo un paio d'ore a disposizione, quindi stamattina non abbiamo perso tempo, abbiamo subito ricalato le canne e i pesci anche di giorno sembrano in attività, quindi dobbiamo approfittarne il più possibile, soprattutto in questo periodo che ogni pesce vale oro. E un'altra bella specchia di bagagiolo. Questa carpa, al contrario dell'altra, invece l'ho catturata con un combi rig, con una perlina bilanciata con sopra un chicco di mais finto rosa, sempre accompagnata da uno sticchetto composto da pelle. Adesso la andiamo a mollare subito e andiamo a ricalare la canna perché dobbiamo prendere altre carpe. Giusto, Cri? Esatto. 2 ore a disposizione ancora e proviamoci. Adesso la rilasciamo subito. E se vi posso dare un consiglio, ragazzi, quando capitano queste sessioni d'inverno dobbiamo essere pronti. Dobbiamo già avere tutto pronto, i nostri stick, i nostri terminali, per andare a ricalare il più veloce possibile, perché non capita molto spesso di avere carpe che mangiano così frequentemente con queste temperature, quindi dobbiamo essere veloci e sfruttare ogni secondo possibile. Allora, prima di ricalare la canna, ragazzi, vi spiego un attimo come ho pescato come al solito e cosa ho usato. Allora, innanzitutto montatura sempre con piombo scorrevole in line e ovviamente pescando in bombetta ho fatto un normalissimo air rig corto, non è molto, non è lungo, sarà lungo 12 cm circa, e gli ami preferiti che sono i clor, bait screw per essere veloce ad innestare le boilers. Sto usando sempre le essential cell, quelle piccoline del 12, perché vedo che anche nella sessione precedente mi hanno dato soddisfazione e anche in questa ovviamente, assieme alle clones, perché in una canna ho usato questa e nell'altra ho usato le clones. Hanno ripagato entrambe, quindi sono molto contento di questo. E basta, ragazzi, molto veloce, come vi ho già fatto vedere, veloce da innescare, e poi la bombetta che l'ho fatta sempre con il pellet, lo spot mix che vi dicevo l'altra volta della mainline, e sempre trattato come vi ho detto, e evidentemente sta ripagando anche qui in questo periodo. Pescare in questa maniera credo sia la soluzione migliore. Ho provato per qualche anno a provare diversamente, ma evidentemente in inverno la pesca, almeno in queste situazioni, chiama così. Quindi basta, adesso ricalo la canna e
speriamo che nelle prossime ore si faccia avanti qualche altra gamba. Questo è uno dei due terminali che ho utilizzato, il classico spinner rig che conoscete tutti, un piombo da 140 grammi montato su una clip, trave rigida in boom normalissima, un po' di tungsteno e un nuovo amo spinner del 6, poppattina molto piccolina. Ora vi mostro il secondo, che è più interessante. Questo è un terminale che invece sto utilizzando da qualche mese e l'ho copiato da Rel Pack, come vi dicevo prima. È un combi rig e alla fine abbiamo questa girellina dove vado a montare le mie bilanciate. Questo terminale lo uso solo con esche bilanciate. Qui manca il tungsteno, che l'ho perso in combattimento con la carpa. Facile da fare, velocissimo se l'amo si spunta, quindi amo facile, veloce da cambiare, sempre trave rigide in boom, clip, piombo. Come avete visto dall'ultima cattura, veloce, non abbiamo perso tempo, siamo andati a ricalare la canna. Stavamo chiudendo il gazebo, tende varie, brande, è ripartita di nuovo la canna. Forse ci saranno altre carpe prima della fine della sessione, Chris. Vediamo. È sempre in mezzo agli ostacoli. Vicino, vediamo se riusciamo a portarla a riva anche questa. Ormai ce l'abbiamo qui sotto la carpa, adesso la lasciamo sfogare un attimo e poi quando ora la ingodiniamo. Un'altra specchi. Si è quasi arrivato il momento. Eccola. Eccola. E vai. Un'altra specchi, prima di chiudere tutto ci sta. Ovviamente ragazzi, noi partiamo con recuperarle così, poi ovviamente se vediamo che siamo molto in gommone e si va. Sì, per il momento non essendoci erbe qui alla cava come magari ci sono d'estate, è più facile portarle a riva senza nessun problema. D'estate è obbligatorio il gommone per andarle a prendere. È incredibile come queste carpe siano così voraci con queste temperature. Ripeto, l'acqua a 5 gradi che è davvero fredda per pescare, ma ci siamo divertiti e questa è l'ultima carpa che ho catturato mentre stavamo anche chiudendo il gazebo, tenda varie, e adesso ve la mostro. Un'altra bella specchi, l'ho catturata sempre con un terminale combi rig con una pallina bilanciata e un chicchino di rosa che adesso vi mostrerò. L'ho catturata nella sponda opposta, vicino a un albero caduto in acqua. Andiamo a rilasciarla. Ultima carpa della sessione, adesso carichiamo le macchine e poi andiamo a casa. Direi assolutissimamente divertiti. Gran bella sessione, Chris. Oh yes. Notte secca, 6 pesci a guadino, più un cavedano e un carasso. Non male. Ottimo. Bene ragazzi, la nostra sessione si chiude qui con 6 catture, una bellissima esperienza e spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento e che magari vi sia servito a qualcosa. Io ringrazio Luca ragazzi che mi ha fatto compagnia per questo video, probabilmente per altri video, adesso vediamo. E vai Luca. Una notte secca passata al freddo. Bene, al freddo con tanti pesci, quindi ci siamo divertiti un sacco. Certo. Abbiamo avuto dei problemi che abbiamo risolto in maniera, direi, non vi diciamo cosa ragazzi, voi no, state tranquilli. Ma ho rischiato di non tornare a casa oggi,
Per il resto direi benissimo. Sì, molto contento ragazzi, cioè più che altro considerando il periodo, abbiamo comunque pescato bene, cioè direi che questo perché abbiamo pescato bene tutto quanto, però considerando il periodo, considerando che insomma le temperature sono sotto lo zero, possiamo ritenerci più che soddisfatti. Assolutamente sì. Bene ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, ovviamente non so ancora con chi, quando, come, perché, di certo ci sarò. Luca, probabilmente sì, in qualche altro video. Un salutone anche da Max, ragazzi. Ciao! Ciao!